Buongiorno, questo video è per presentare In due parole, una rubrica sotto forma di quiz, di piccolo indovinello, dove una coppia di parole viene proposta e bisogna indovinare il legame, la cosa che accomuna le due parole. A volte il legame è etimologico, ad esempio ciao e robot. Ciao e robot significano entrambe schiavo. Infatti, ciao indica schiavo vostro, inteso come disponibilità, mentre robot indica servitore, faticatore, schiavo. Altre volte il legame fra le due parole riguarda il contesto ed è solo una scusa per raccontare un aneddoto, ad esempio con Grillo e Sonnambulo. Grillo e Sonnambulo sono due pezzi degli scacchi. In particolare vengono utilizzati per creare enigmi e problemi dedicati agli appassionati di questo gioco. In una celebre leggenda, un monaco girovago porta alla corte di un re indiano il gioco degli scacchi. Il re apprezza particolarmente e offre al monaco una ricompensa. Il monaco chiede semplicemente del grano, però seguendo questa formula. Un chicco di grano sulla prima casa, due chicchi sulla seconda casa, quattro chicchi sulla terza casa, poi otto chicchi, 16, 32 e via così a raddoppio. Il grano risultante, una volta coperta tutta la scacchiera, è una quantità davvero notevole. Per darvi un'idea, ripetiamo la stessa procedura, però con delle monete da 1 euro. Quindi una moneta sulla prima casa, due monete sulla seconda, quattro sulla terza, otto, 16 e via così. Se impilate tutte le monete presenti sulla scacchiera alla fine del procedimento, in modo da formare una singola colonna, questa sarà alta 4,5 anni luce. Perché è tanto? Beh, perché la Luna dista dalla Terra 1 secondo luce e invece il Sole 8 minuti luce. Ok, vi propongo altre coppie. Cos'è che hanno in comune Polibibita e Bevanda Arlecchina? Si tratta di due antiche versioni per dire cocktail. La prossima è più interessante. Cos'è che hanno in comune un eroe e un assassino? Entrambe le parole sono legate a una droga. La droga eroina è stata chiamata così per il suo effetto galvanizzante, che rende eroici. E un'ipotesi fa derivare assassino da hashish. Questa droga veniva utilizzata da una setta di eretici con base in una fortezza persiana, nell'attuale Iran. Vi propongo adesso deserto del Sahara e città di Medina. Queste sono entrambe ripetizioni, perché in arabo Sahara significa deserto e Medina significa città. Ecco adesso l'ultima coppia. Cos'è che hanno in comune un'orchidea e una sfinge? Queste due parole hanno un ruolo importante nella storia della scienza, perché hanno partecipato a una celebre congettura di Darwin. L'orchidea cometa è un fiore molto profumato che si allunga a imbuto. Questo imbuto è detto sperone, e sul fondo custodisce il nettare. Quando un insetto vuole nutrirsi, cerca il nettare, ma per ottenerlo è costretto a sporcarsi di polline, che si trova più in alto. Così facendo, l'insetto ottiene cibo e la pianta riesce a diffondere il suo polline, che contiene i gameti per la riproduzione, quindi un vantaggio per entrambi. Visto che l'orchidea cometa ha un imbuto che sprofonda per 30 cm, Darwin ipotizzò l'esistenza di un insetto con una proboscide di pari lunghezza. In caso contrario, infatti, la pianta si sarebbe estinta, mancando il mezzo di trasporto per il polline. In effetti, anni dopo la morte di Darwin, fu trovata la Sfinge di Morgan, una falena con le caratteristiche previste. Se ti piacciono questi quiz, li puoi trovare sulla playlist dedicata e ne sto creando altri. Quindi chiaramente se sei interessato o interessata, ti invito a iscriverti al canale. Grazie mille. Nella playlist ci sono anche dei video che appartengono a una seconda rubrica. In mondo science fiction racconto uno scenario che sembra appartenere a un pianeta alieno, ma che poi, puntualmente, riguarda noi, l'umanità, e il pianeta Terra. Grazie mille per l'attenzione e se ti va, ci vedremo nel prossimo video.